Ciao a tutti, io sono Cristian Larini e oggi sono davanti al Polo Bianciardi di Tecnico Grafica e Comunicazione di Grosseto. E a me piace mangiare la pizza perché è il cibo tradizionale dell'Italia e io gioco ai videogiochi spesso, tra cui Piante contro Zombie e Fortnite. E oggi vi presento alcuni dei miei amici di scuola. Forza, andiamo! Oggi sono qui con Claudio. Claudio, mi potresti dirmi dei tuoi film che ti piacciono? Allora, dunque, prima di tutto sarebbe Blade Runner, il primo Blade Runner, quello degli anni 90, che trovo essere proprio un gioiello del cyberpunk moderno, molto bello, pieno di significato. Poi, direi Watchmen, un film dei supereroi a tinte molto, molto nere, anche quello molto moderno, molto attuale per alcune cose, molto, molto, molto bello, ben girato, ecco quello. E adesso siamo con Asia. Asia, ci potresti dirci cosa fai nel tempo libero? Allora, nel tempo libero mi piace molto cucinare, amo cucinare i dolci, ogni tipo di dolce. Un'altra cosa che mi piace molto anche è disegnare. Amo disegnare qualsiasi cosa, soprattutto con i pastelli. E amo anche molto il cinema, è una cosa che mi rilassa molto e mi piace andare al cinema con i miei amici. Eccoci qua, adesso sono con il mio amico Oliver. Oliver, ci potresti dirci delle tue passioni e hobby? Allora, le mie passioni è il calcio, le moto, la squadra che tifo del calcio è la Juventus e poi gli hobby sono giocare ai videogiochi con la PlayStation e PC, poi uscire con gli amici e andare in giro con lo scooter. E adesso siamo con Leonardo. Leo, ci potresti dirci che sport fai? Allora, faccio tennis a livello amatoriale, poi faccio nuoto a livello professionistico, ho fatto qualche gara. E in calcio invece gioco così per divertirmi e gioco in posizione di centrocampista. E adesso siamo con Alice. Alice, hai per caso qualche serie TV preferita? Sì, allora, ultimamente sto guardando Euphoria, che è una serie TV che parla di noi adolescenti, dei nostri problemi e come stiamo affrontando l'adolescenza. E un'altra mia serie TV preferita è Stranger Things, che a me, personalmente è piaciuta molto perché mi ha appassionato e anche le grafiche e tutto è molto bello, fatto bene. Suggerisci qualcosa? Sì, anche La Casa di Carta è una serie molto bella che appassiona e intrattiene. E adesso siamo con Yadin. Yadin, per caso pratichi qualche sport? Eh sì, pratico kickboxing che lo pratico da 4 anni. È uno sport di combattimento che ti insegna a difenderti. È uno sport nato in America come il pugilato, semplicemente che in questo sport si usano i calci e non solo i pugni.